Ciao a tutti, sono Daniele. Ringrazio innanzitutto perché ci sono ancora queste testimonianze e queste storie che purtroppo anch'io stesso ho vissuto in borgata, dove purtroppo c'era molta ignoranza, dove cioè, mi sembra un po' di rivivere diciamo, le storie che ho passato con tanti amici, però. Personalmente ho avuto la forza di reagire sempre. E la maniera giusta non è scappare, è far capire al genitore che quello che ero ieri sono oggi e sarò domani. Però tu hai detto una cosa su cui vorrei fermarmi un momento. Tu hai detto non era un bel clima perché anche gli amici ti prendevano in giro, ti mettevano in mezzo. Allora, io fortunatamente sono una persona che socializza con tutti. E ho fatto percorsi diversi, ho scelto percorsi diversi, ho fatto l'Accademia delle Belle Arti, mi sono laureato, poi ho cominciato a lavorare un po' nel mondo dello spettacolo, ho fatto cose che mi hanno, diciamo, portato dove volevo io, la strada che volevo percorrere io. Poi, cioè, diciamo. Io convivo da 10 anni, non ho paura di dirlo, non me ne importa proprio niente perché penso che il coraggio che non ce l'abbiano i genitori, cioè il coraggio in realtà siamo noi ragazzi che dobbiamo averlo, perché l'adolescenza è purtroppo con genitori ignoranti che non capiscono, ma proprio perché ignorano, sentendosi magari al telegiornale dire. Quando c'è un gay pride, lo prendessero fuoco e tu magari hai 12 anni, 13 anni, ti senti morire dentro. Quando l'unico errore che posso aver commesso, e non l'ho fatto io, non ho scelto io, è una cosa stupidissima quella che sto dicendo, non ho scelto io i miei geni, non ho scelto io di nascere. Ho fatto semplicemente un percorso e, non so, e se dovessi rinascere sarei fiero di riessere quello che sono.